Siamo in diretta dall'uscita Val Savignone della E45 e come potete vedere c'è una delegazione dei sindaci e dei rappresentanti delle amministrazioni locali coinvolte in questo blocco. In 200 a Val Savignone per ricordare con forza che questa superstrada non è vitale soltanto per Toscana e Romagna, ma per l'Italia intera. A rispondere all'appello del sindaco di Badia Tedalda, che aveva annunciato questa manifestazione dopo la chiusura della E45, sono stati i sindaci aretini e romagnoli, ma anche tanti cittadini. I dimenticati della E45 recita uno striscione ed è proprio per questo che gli abitanti di questi territori chiedono con forza a Regione e Ministero di intervenire non solo per la riapertura della E45, la decisione peraltro della Procura slitta ancora, ma anche e soprattutto per il ripristino della Tiberina 3bis. È stata data dimostrazione di unità ed è questa qui l'unica cosa di cui abbiamo bisogno in questo momento. Al di là delle divisioni personali, politiche, uniti possiamo vincere finalmente questa battaglia che dura da tanti anni, di dare una viabilità alternativa alla E45 e di ricollegare il nostro territorio alla Romagna e al nord. Sono state accelerate alcune procedure che andavano un po' a rilento, per esempio l'accordo con i proprietari dei terreni lungo la E45 per impiantare il cantiere, per esempio la richiesta di autorizzazioni di svincolo idrogeologico ed altro. Quindi il Comune ha subito dato questi permessi, aspettiamo con fiducia che la magistratura questa settimana ci dia una risposta. E guardate, la risposta deve essere che rimette in moto la nostra economia, rimette in moto anche parzialmente, però rimetterla in moto, perché c'è da riconquistare i nostri clienti che erano quelli che passavano lungo la 45, c'è da riconquistare la fiducia delle persone, perché non è detto che tutti riacquistino nel breve tempo la fiducia di passare sopra un ponte che è stato dichiarato pericoloso. Sì, è vero, è vero. E questa è la cosa che invece dovremmo lavorare tutti quanti per riconquistare fiducia.